Seconda parte delle TG, parliamo ancora della giornata dell'Epifania, perché come vi dicevo sono tanti gli appuntamenti e gli incontri. Mercoledì 6 gennaio, a partire dalle ore 10 e alle ore 17, si tiene un evento importante denominato I Tre Magi a Vianino, che fra parentesi ha un ricco programma. Il mercato di una volta con il mercato solidale del gas Valceno, progetto di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio della Valceno, e poi ancora concerti, musica e spettacoli con gli artisti del Festival Valceno Arte, Magia e Tarocchi. Non è finita, perché si avrà anche la consegna delle ricompense ai sostenitori della Via degli Asini e avremo il passaggio dei Re Magi con doni e giochi, torta fritta, nolini, ancora vin brûlé e tanto tanto altro. Insomma, davvero dalle 10 alle 17 a Vianino, vicino a Varano de' Melegari, come sapete, tanti appuntamenti per salutare l'ultimo giorno di festa di questo Natale 2015. Ci spostiamo adesso nel comune di Solignano, è un progetto questo che riguarda però anche i comuni di Valmozzola e di Terenzo, è il progetto Sapori dell'Appennino, per sostenere e valorizzare sempre di più i prodotti tipici del nostro territorio. Il progetto Sapori dell'Appennino muove con successo i suoi primi passi. L'obiettivo è quello di valorizzare i sapori della nostra terra, che rappresentano una delle fondamentali ricchezze del territorio, promuovere i sapori, i colori, il gusto dei prodotti con la volontà di conservare le tradizioni e l'autenticità delle antiche ricette e valorizzare l'agricoltura e incrementare il turismo. Il progetto sarà parte integrante del progetto Madre Bontà dell'Appennino e vedrà il coinvolgimento dello stesso comitato, che parte da Solignano e prevede il coinvolgimento anche dei comuni di Valmozzola e Terenzo, poiché le tradizioni di questi tre territori sono molto simili ed anche le caratteristiche del territorio e della gente sono analoghe. Vengono coinvolte tutte quelle attività che operano nel settore agroalimentare dei tre comuni coinvolti, e quindi esercizi alimentari, ristoranti, osterie, trattorie, agriturismi, caseifici, aziende agricole e allevatori. I promotori hanno lavorato per scegliere tutte quelle ricette antiche che identificano i sapori della terra e hanno già iniziato a proporre le ricette in un menù del territorio, chiedendo a tutti i ristoranti, trattorie e agriturismi che aderiscono al progetto di rispettare alcune regole semplici e fondamentali per il successo dell'iniziativa. I piatti tipici della valle da proporre sono tanti, e sono le castagne lessate o ballotte, la ciambella, la bomba di riso con piccione, il brodetto, le chiocce lessate e condite, la torta di erbe o l'erbazzone, erbette ripiene, frittelle, polenta con verze, merluzzo fritto, minestra di castagni, minestra di fave, minestra di patate, pane fatto in casa e cotto nel forno a legna, panata, castagnaccio o pattona, piede di maiale lesso, pesche dolci, polenta stese condita con salamella o burro e parmigiano, sanguinaccio di maiale, sapore con crema di noci, salsa di pomodoro verde, salsa verde, cipolle ripiene, asprelle con gola, lardo o grasso di suino, spongata di cassio, torta di patate già realizzata, torta fritta, torta macchiata e verza ripiena. L'assessorato al turismo del comune di Santo Stefano D'Aveto vi invita a tutti mercoledì 6 gennaio all'arrivo della Befana. Questo è un evento che è stato denominato Evviva la Befana. Dalle ore 15 in poi la Befana giunge sull'asinello presso il castello, farà un giro del paese e distribuirà dolcetti a tutti i presenti. Poi alle 17 ci sarà la recita dei bambini durante la messa presso il santuario di Guadalupe. E adesso ci spostiamo a Busseto, perché ogni domenica dalle ore 11 alle ore 13 la casa dove il grande maestro Giuseppe Verdi visse dai 10 ai 18 anni sarà aperta al pubblico. La casa a Busseto, in cui Giuseppe Verdi ha vissuto dai 10 ai 18 anni, apre al pubblico ogni domenica mattina dalle 11 alle 13. La ricercatrice di cose verdiane Mary Rizzi, autrice del libro Il giovane Giuseppe Verdi, accoglierà e descriverà ai visitatori documenti esposti. La casa, che fu di proprietà di Pietro Michiara, possidente e più volte sindaco di Busseto, è oggi un luogo denso di cultura. Dopo il restauro, l'importante sito storico dove Verdi si esercitava componendo giorno e notte con la spinetta, è messo a disposizione
esposizione gratuitamente per mostre, presentazione di libri e conferenze legate all'epoca verdiana e al territorio. La casa, con il patrocinio del Comune di Bosseto, si è trasformata in un museo di documenti recuperati all'Archivio di Stato di Parma, all'Archivio Diocesano di Fidenza e all'Archivio del Comune di Bosseto relativo al periodo in cui il maestro vi abitò. Con la Casa del Giovane Verdi, afferma Anna Sichel, si fa conoscere la cultura e la musica di Verdi, in modo particolare ai giovani e a coloro che non possono frequentare il teatro. La Sichel ha inoltre donato alla Biblioteca di Bosseto della Fondazione Cariparma la grande enciclopedia della musica lirica proprio ai fini della crescita della cultura nella terra di Verdi. L'Auditorium Mosconi di Borgo Taro continua ad essere il protagonista della musica, con Tutta colpa della musica, questi pomeriggi di appuntamenti imperdibili per chi ama appunto ascoltare buona musica. Siamo giunti al terzo appuntamento, fissato per il 10 di gennaio, intorno alle ore 17 sul palco ci sarà Barbara Barbieri con il suo tributo a Mina. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 5 gennaio. Avremo cielo coperto con precipitazioni diffuse che si esauriranno nel pomeriggio. Nella prima parte della giornata sono possibili fenomeni di acqua mista a neve a quote relativamente basse, ma non dovrebbero esserci problemi di viabilità. Poi, per quanto riguarda le temperature, le minime sono in lieve calo, valori tra meno 1 e 2 gradi, le massime invece stabili tra 2 e 6 gradi. Infine i venti saranno deboli. Vi lascio con la programmazione serale di RTA, che comincia come ogni lunedì alle 20.35 con Punto Sport, alle 21.30 Atlas, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che sballo in TV. E con questa edizione è tutto, per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, noi torniamo domani.